periodo così difficile abbiamo voluto comunque onorare le feste natalizie, soprattutto per dare la possibilità ai nostri concittadini di vivere dei momenti di serenità. Quindi ci saranno i mercatini di Natale aperti ogni sera e poi diversi appuntamenti, la presentazione dei libri, a momenti musicali, alla banda di Babbo Natale, alla Nanna Reda che fa parte della nostra tradizione. Quindi sarà un Natale che in qualche modo vuole rappresentare un punto di ripartenza, ecco. È un'occasione intanto per far festa, ma soprattutto per promuovere i nostri prodotti e quelli della nostra tradizione. Noi abbiamo una grande tradizione dei prodotti di Natale, soprattutto legata al mondo dell'enogastronomia, e quindi è un'occasione per poterli gustare e per poterli far conoscere anche al di fuori del nostro paese. Venite a trovarci, saremo qua fino all'8 di gennaio, tutte le sere, dalle 4 alle 10. Noi abbiamo nella nostra azienda, troverete tutti i prodotti agricoli a chilometro zero, di cui fanno parte i prodotti caseari, intanto, dallo yogurt, rodiola, stracchino, formaggio tipo brie, caciotte. Poi abbiamo anche la coltivazione dei grani antichi, sempre all'interno della riserva naturale Torre Salsa, per cui le farine, la pasta, la passata e altre conserve. Sono prodotti artigianali, abbiamo panettoni, biscotti, le cassettine in legno con cioccolatini. Ora abbiamo delle palle di Natale artigianali, alcune fatte con del presepe, oppure ci sono questi paesaggi molto, molto caratteristici, si illuminano, e molto altro, anche orecchini, cerchetti per bambini, insomma cerchiamo un po' di accontentare un po' tutti, dai piccoli ai grandi.